Volare con Alitalia accompagnati da brani musicali diffusi sugli aerei in fase di decollo e atterraggio. È il servizio in più di cui potranno usufruire i viaggiatori, frutto del concorso realizzato congiuntamente dalla SIAE, dall'Alitalia e dalla rivista Rock Call, Fai volare la tua musica, con cui sono stati selezionati 36 pezzi inediti sugli 8.000 che si sono messi in gara. La cosa che ci ha molto colpito sono gli 8.000 brani caricati, sono i 4.222 autori che hanno partecipato al concorso. Questo significa che c'è un fervore culturale grandissimo e quindi SIAE non solo è onorata del successo di questa iniziativa, ma pensa dopo questo grande successo di farne altre dello stesso livello. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di offrire a musicisti, artisti, gruppi e band l'opportunità di promuovere e fare conoscere la propria musica a bordo dei voli Alitalia nel 2019. Abbiamo voluto investire sulla musica e invece di scegliere gli artisti più famosi, i brani più conosciuti, cosa che fanno tante compagnie, abbiamo voluto puntare invece sui brani inediti, sia di artisti che già lavorano da anni, sia con particolare attenzione e affetto nei confronti invece dei giovani che si affacciano, alcuni dei vincitori sono veramente giovanissimi, e gli diamo la possibilità di farsi conoscere. Sono emozionato a sapere che il mio brano verrà trasmesso sui voli, perché è un sogno che ho sempre avuto. Quando atterravo e sentivo le canzoni, ho detto ci starebbe bene un mio brano al pianoforte, ed è successo. Il progetto consentirà ai brani che hanno vinto di essere inseriti in 6 playlist bimestrali e suonati nelle fasi di predecollo e post-atterraggio dei voli nazionali e internazionali di Alitalia a partire da febbraio del 2019. Avendo abdicato a una distinzione tra generi, mood, tendenze, per non porre limiti all'interpretazione di quella che dovesse diventare musica di bordo, alla fine la giuria si è focalizzata soltanto sulla qualità dei brani, senza per questo lasciarsi influenzare appunto dai generi.